Sì, grazie Luca. Buon pomeriggio in diretta dalla scuola media Tinozzi di Pescara, dove poco fa è terminato il convegno organizzato sul ciberbullismo. Ha partecipato Gaston Brugman, il capitano del Pescara. Vi anticipo subito che ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni. Tra un po' andremo ad ascoltare l'intervista. Dunque, a Foggia ci sarà e ci sarà il cambio di modulo con Pillon che passerà al 4-3-1-2. Dunque, Gaston Brugman regolarmente in campo, applauditissimo dai tanti studenti della scuola media Tinozzi, Gaston Brugman che abbiamo ascoltato poco fa. Gaston Brugman, intanto le tue condizioni, perché hai spaventato un po' con questo problema al piede, però ti vediamo sorridente. No, sì, no, bene, dai, sono contento. A Foggia ci sarai? Sì, spero di sì, dai, oggi dobbiamo vedere come prosegue questo piccolo infortunio, diciamo, ma son bene, dai. Da capitano, come ha reagito la squadra in questa settimana dopo il KO pesante nel punteggio contro il Brescia? Ma sicuramente dobbiamo ripartire dalla grinta che abbiamo fatto, che abbiamo messo nel secondo tempo. Nonostante un 5-1 nel risultato, abbiamo lottato fino alla fine, e questo anche i tifosi ci hanno applaudito, quindi è una cosa giusta e dobbiamo ripartire da lì. Dal punto di vista tattico, Pillon ha fatto capire che giocherà con Marras dietro due punte, Monachello e Mancuso. Cosa cambia secondo te un 4-3-1-2 rispetto al 4-3-3? Ma cambia un po' che magari siamo più al centrocampo, siamo più con esso. Diciamo che abbiamo un trequarto dove possiamo trovarli più spesso, magari siamo più compatti e può essere una mossa giusta. Anche un po' indirettamente mi ricordo quello che è stato fatto nella vittoria in trasferta contro lo Spezia, perché mi ricordo che tutti i gol erano nati con Marras che partiva da posizione centrale. Ah, sicuramente è un'opzione che si può fare, anche il mister l'ha provato in qualche partita quando eravamo sotto nel risultato e ha portato anche bene, quindi diciamo che può essere la mossa giusta. Che messaggio ti tendi di mandare ai tifosi dopo, come hai detto, quel KO di Brescia, però col fatto che la tifoseria vi ha incitato nonostante il punteggio? No, ma loro comunque sono stati sempre, quindi il messaggio è che noi faremo di tutto fino alla fine per dimostrare, per onorare questa maglia, perché ci crediamo e sappiamo che quello che significa questa maglia per la città. A proposito, che effetto ti ha fatto parlare davanti a tanti bimbi? È bellissimo, bellissimo, è sempre bello dare il messaggio giusto e comunque con lo sport si può fare tante cose. Queste dunque le parole di Gaston Brugman. Luca, dalla scuola media Tinozzi di Pescara è tutto, io ti restituisco la linea a te.